vi parlerò delle migrazioni in Europa e verso l'Europa. Il tema ha una dimensione colossale. Io sono stato recuperato all'ultimo momento per farlo e quindi ammetto che non mi sono mai occupato di questo e che la mia preparazione è abbastanza affrettata. 30 minuti vuol dire questo, abbiate pazienza, io dovrò parlare 30 minuti. Vi darò una serie di dati e di numeri e di cifre, anche perché penso che di opinioni ne abbiate già a sufficienza e quindi forse la quantificazione può servire come primo terreno per capire cosa sta accadendo, perché quello che sta accadendo ha delle dimensioni colossali dal punto di vista numerico. Io ho trovato dei dati ai quali io stesso stento a credere sulla dimensione mondiale di questo fenomeno, tenendo conto che nel mondo siamo circa 7 miliardi di persone, qualcosa del genere, quasi 8. Ci sono delle cifre che un settimo o un ottavo di questa popolazione sta migrando. La dimensione mondiale parla di 250 milioni di migranti internazionali, 750 milioni di interni, il totale è all'incirca 1 miliardo di persone in movimento. Ripeto, un dato che stupisce, perché vuol dire 1 su 7 o 1 su 8 a secondo di quanto si stima la popolazione mondiale. Naturalmente io non starei lì a... più o meno tutti sappiamo le ragioni per cui si migra e sappiamo fare un elenco delle cause per cui si migra. Possono essere cause storiche, ataviche, cause recenti, eccetera, eccetera. Non entrerei nel merito di questo, altrimenti non ne usciamo più. Tra l'altro i fenomeni migratori non sono una novità nella storia dell'umanità, sostanzialmente, sia antica che passata che recente. Uno può segnalare, ad esempio, fenomeni migratori tipici della fine della Seconda Guerra Mondiale e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, provocati dal disastro della guerra. Si parla di 10 milioni nella sola Germania che abbandonarono dalla fine della guerra al 61 la Germania orientale verso quella occidentale. Si parla di circa 4 milioni e 200 mila persone che provenienti dalle regioni meno sviluppate dell'Europa, dalla Turchia, dall'Africa e da altri paesi ancora, si riversarono nella parte settentrionale dell'Europa più industrializzata e con più bisogno di manodopera. Tutte queste cose più o meno le sappiamo. L'Italia fu uno di questi paesi produttori di migranti ancora durante la Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente la migrazione odierna ha caratteristiche diverse da quelle, dai numeri del passato di cui vi ho dato alcuni cenni di carattere generale, anche se all'epoca nel complesso, non solo in Europa ma nel mondo intero, dopo la Seconda Guerra Mondiale si parla di decine e decine di milioni di persone che migrarono nei vari continenti, soprattutto dal sud al nord. Però queste migrazioni hanno caratteristiche un po' diverse da quella recente. Veniamo all'Europa, diamo dei dati che riguardano l'Europa. Io non ho la pretesa di avere la novità in tasca, è uscito sul numero di giugno delle Monde Diplomatique un articolo che tratta appunto di questi problemi e che collega la migrazione interna europea alla questione della demografia e della denatalità nei paesi europei in generale. Ma non affronterò il problema della demografia, spinta o non spinta demografica, non l'affronterò, perché nei paesi europei non si può parlare di spinta demografica, ma semmai di spinta demografica, nel senso di perdita di natalità molto evidente, molto avanzata, soprattutto nei paesi cosiddetti più sviluppati. Anche la Germania è entrata nel ciclo della denatalità, smentendo il mito della Germania paese prolifico come lo era stato ancora fino a 20 anni fa. Problema dell'Europa è questo, che bisogna distinguere tra i migranti europei, cioè facenti parte della comunità economica europea, inclusi quelli
quel paese come l'Ucraina, in attesa di entrare in Europa, ma già in rapporto con l'Europa, e quelli che vengono chiamati gli stranieri, e cioè provenienti da altri paesi non europei. Il dato più significativo di questa migrazione, fatta questa distinzione, è un grande spostamento di popolazione in termini di quantità all'interno dell'Europa stessa. Ad esempio, tutta l'Europa durante la guerra fredda, fino al crollo dei paesi dell'est e delle democrazie popolari, vi era una certa stabilità. La fine del cosiddetto comunismo, del socialismo reale, ha rappresentato per tante ragioni un motivo per cui una folla di milioni di migranti hanno abbandonato la Polonia, poi l'Ucraina, la Romania e l'Albania, anche se non fa parte dell'Europa, e si sono riversati verso l'Europa occidentale, quella settentrionale in particolar modo, diventando, ma con termini di spopolamento di questi paesi molto evidenti, in alcuni paesi come la Romania e l'Ucraina, che hanno perso milioni e milioni di persone nel giro di pochi anni. Che cosa succede? Succede questo. Di solito il flusso migratorio verso i paesi dove si recano i migranti serve a due cose. Uno, a compensare la perdita della denatalità, e un altro a far aumentare la popolazione. La popolazione aumenta sempre di più grazie solo ai flussi migratori. I saldi positivi della popolazione, anche in Germania, in Francia e in Italia, che è un discorso a parte, sono dovuti al fatto dell'arrivo di nuovi immigrati. Nel caso dell'Italia è particolare, perché la somma è una somma zero sostanzialmente. Ultimamente si è arrivati a una somma zero. Denatalità, italiani che migrano in altri paesi europei, arrivo di stranieri, quel poco di popolazione che è salita negli ultimi anni è dovuto a questo. La stabilità attuale della popolazione italiana è a somma zero, nel senso che non tende né ad aumentare né a diminuire. Vediamo che caratteristiche ha avuto. Naturalmente lì possiamo dire questo, che c'è stata una sorta anche di scelta che a un certo punto la comunità economica europea o l'Europa ha fatto, che è stata quella, diciamo, di privilegiare o di favorire la migrazione interna di quelli che vengono considerati cittadini europei, e invece man mano introdurre con Schengen dall'inizio e successivamente altre modalità sempre all'interno di questo, apertura dei confini per le merci e per i cittadini europei, che però si sono accompagnate con una recrudescenza di chiusura dei confini o di controllo estremo dei confini rispetto a chi veniva da fuori dell'Europa, quelli cosiddetti stranieri. La storia è molto lunga, non è che i cosiddetti stranieri arrivano solo in questi anni e sia Salvini quello che li blocca, eccetera. È un fenomeno che ha tradizioni di 20 o 30 anni, in paesi come l'Italia ad esempio a partire dagli anni 80, ed è un fenomeno che si cerca di controllare attraverso i controlli dei confini. Questo è un dato del 2016 che rappresenta la proporzione tra i cittadini europei e quelli non europei, 35 milioni i primi e 20 milioni e 700 mila i secondi. I primi sono quelli che si muovono dentro l'Europa e che transitano da un paese all'altro, mentre i secondi sono quelli quantificati al 2016 provenienti da altri paesi, che non vuol dire solo dall'Africa, vuol dire dai paesi di tutto il mondo. La questione che adesso suscita molte polemiche, che riguarda la fetta dell'immigrazione straniera nel nostro paese e in Europa. Il controllo delle frontiere è rivolto verso quel tipo di immigrazione lì, quella diciamo proveniente dall'Africa, dove la pressione migratoria è salita, guarda caso, ultimamente negli anni dal 2010 in poi, e se noi vediamo i picchi di sbarchi di immigrati attraverso la via dei Balcani e della Grecia o attraverso Lampedusa
Sicilia, eccetera, i picchi più evidenti si raggiungono negli anni in cui c'è una recrudescenza delle guerre a partire dall'Iraq, dalla Siria e a partire anche dall'Afghanistan, oppure sviluppi repentini improvvisi in paesi come la Nigeria. Quindi è molto legata a fattori contingenti, immediati e storici di quei tipi di paesi dell'Africa, africani. C'è un dato che occorre chiedersi, no? Perché noi abbiamo un atteggiamento diverso a secondo delle fonti degli immigrati. Mentre la migrazione interna in qualche modo è prevista, consolidata, siamo tutti cittadini, non ci sono le frontiere, eccetera, anche il modo di gestire la provenienza esterna cambia, perché rispetto a paesi di altri continenti come il Perù o altri ancora, esiste una forma controllata di immigrazione attraverso le ambasciate, i permessi di soggiorno, di studio, di lavoro, turistico, eccetera, che in qualche modo ancora prova a controllare la quantità dei flussi migratori. Il problema invece nasce quando i flussi migratori arrivano dai paesi africani, quasi che ci fosse una presa di distanza a priori, io lo dico veramente, una diffidenza lombrosiana in ognuno di noi, man mano che la bianchitudine si colora di colore più scuro e diventa più scura. Tutto il grosso del blocco dei confini europei è volto a frenare quel tipo di immigrazione proveniente dall'Africa, è quella che fa notizie, quelli che sbarcano, eccetera, che sono notizie drammatiche. Voi sapete che il Manifesto recentemente ha pubblicato un elenco di 30.000 più morti in questi ultimi anni nel tentativo di attraversare il mare Mediterraneo. Naturalmente tutto questo segnala dei problemi. Il primo problema è quello del ritorno di forme di razzismo e di diffidenza verso gli immigrati, che anche qui, non per essere cinici, ma non è che c'è stato, sono sempre esistiti questi fenomeni, sono esistiti in tutta la storia del mondo, delle nazioni, dell'Italia stessa, tra italiani stessi negli anni del boom, eccetera, ed ha una dimensione non solo italiana, non solo europea, ma una dimensione mondiale, perché dai dati che si hanno, sintomi di razzismo esistono negli Stati Uniti d'America verso i messicani, agitati e messi in campo da forze politiche, ma paradossalmente esistono anche in Messico, perché da un lato i messicani si lamentano di essere discriminati negli Stati Uniti d'America in quanto messicani, salvo poi, essendo il Messico un paese di transito di flussi migratori, pare che i messicani non possono sopportare gli haitiani e che quindi siano razzisti verso gli haitiani che sono in Messico per andare cercare di andare negli Stati Uniti. Così come in Messico ci sono fenomeni di sfruttamento di queste carovane di migranti, vere e proprie rapine, storie drammatiche e tremende di scafisti terrestri, in questo caso, che accompagnano folle di migranti attraverso il deserto. Tutto questo, parentesi, pare che un dato nuovo dei flussi migratori sia l'alta percentuale di donne coinvolte nel flusso, 45% stimano, che è un dato abbastanza significativo e nuovo. Donne, minori e bambini è un dato che offre nuove caratteristiche e che espone le donne a pericoli maggiori di quelli degli uomini. Un solo esempio drammatico, che è un aneddoto: si dice che in Messico le donne provenienti dai paesi dell'America Latina, in procinto di attraversare il deserto attraverso una marcia faticosa, eccetera, per poi provare a entrare scavalcando la rete di confine fatta costruire non solo dal cattivo Trump, ma già in precedenza, bene, a tutte queste donne venga dato in, come prevenzione, la pillola anticoncezionale. Questo significare che il rischio corso da queste donne è lo stupro, la violenza, eccetera, di cose in cui noi sappiamo che accadono anche per altre forme di immigrazione proveniente da altri paesi. Qual è la questione? La questione è ancora questa, che
Ecco, perché questi flussi migratori provenienti dall'Africa non sono più controllati o non lo sono più come lo erano una volta? E come potrebbero in qualche modo essere controllati o come lo erano una volta? Beh, perché in molti di questi paesi da cui migliaia di persone scappano non esiste neanche più un'ambasciata italiana, per dire. L'ambasciata era il primo posto in cui i flussi migratori i migranti chiedevano il permesso di entrata. Non vengono più concessi permessi di entrata per ragioni turistiche, sono state ridotte, ma questa è una politica europea adottata da tutti, sono stati ridotti i permessi di ricongiunzione familiare, si è assistito a un progressivo rafforzamento dei confini, una cosa che ha tra l'altro dei costi abbastanza enormi per la sicurezza dei confini europei, con tutto il meccanismo di Frontex, meccanismi vari, non vi sto a elencare tutto, ha un costo che secondo i dati che ho trovato raggiunge la cifra di 12 miliardi e 500 milioni di euro, una cosa colossale, colossale, solo per mantenere e controllare i flussi migratori. E dietro questa cifra colossale si nasconde anche l'ipocrisia di chi dice ma no, ma li aiutiamo a casa loro, perché il rapporto di quanto viene speso nell'aiuto cosiddetto a casa loro è dello 0,42% rispetto al totale dei 12 miliardi che invece vengono spesi per questo controllo dell'immigrazione e delle frontiere. L'altra questione in Europa è complicata, e questo riguarda in particolar modo l'Italia, è fatto da, come sentite dire al telegiornale, dalla questione degli accordi di Dublino. I quali accordi di Dublino impongono che quelli che si ricevono, i migranti, se li tengano in attesa che gli sia riconosciuto il diritto d'asilo o che non gli sia riconosciuto, ma impongono la territorialità del luogo in cui sbarcano, del luogo in cui sbarcano. Per cui Schengen va bene per la libera circolazione delle merci e dei cittadini europei, ma non per i non cittadini europei e per gli stranieri, tanto è vero che, come voi sapete, da almeno 15-20 anni in Europa sono cresciuti, altro che il muro di Berlino, muri da tutte le parti, recinzioni, fortificazioni di vario genere per fermare i flussi di quelli che vengono chiamati gli irregolari, gli irregolari. Questo più o meno è quanto si riesce a devincere. La questione italiana, ad esempio sul regolamento di Dublino, è una questione che pesa sull'Italia così come pesava sulla Grecia, o pesa sulla Grecia, perché è il paese di primo impatto da parte di quelli che emigrano e che sono considerati irregolari e in attesa del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno anche lì è, da un lato, è riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra per ragioni politiche persecutorie, l'obbligo, tutto il resto no, tutto il resto non rientra nell'obbligo dell'ospitalità, non conta se uno emigra per ragioni di guerra, di violenze, di clima, di mancanza di lavoro, questo viene considerata quella che chiamano l'immigrazione dovuta a ragioni economiche, per cui non è automatico assolutamente riconoscere il diritto d'asilo. Teniamo presente che la maggior parte di queste persone emigra proprio per ragioni climatiche, guerre economiche, povertà assoluta, e questa è la spinta maggiore all'immigrazione, dietro poi, anche perché poi l'esilio politico, l'immigrazione politica è circoscritta a dei paesi in cui si riconosce l'esistenza di un conflitto politico, vale per i siriani, vale per altri, ma non per tutti, quindi c'è una serie di casistica generale, per cui se arrivi dal Senegal, se dal Senegal non c'è la guerra, se arrivi dal Mali è un altro discorso, se arrivi dalla Siria è un altro discorso ancora. La questione, questo rimanda in particolare all'Italia, vi segnalo l'Italia da questo punto di vista ha subito uno shock notevole, perché l'Italia è stato un paese dalla sua fondazione come Stato nazionale fino alla metà degli anni 70 ancora, soprattutto negli anni 60, quindi per quasi 100 anni della sua vita è stato un paese non di immigrati ma di migranti. Si calcola che gli italiani immigrati all'estero siano stati 24 milioni, per cui poi
i sociologi e gli storici hanno parlato di grande emigrazione italiana e qualcuno ha parlato anche di diaspora italiana. Quindi l'Italia era un paese che esportava il suo popolo e solo a partire dagli anni Ottanta è stato un paese che ha cominciato ad importare stranieri ed affrontare la questione della migrazione. Sono cifre di poco conto, nell'81 i cosiddetti stranieri erano 321.000, poi c'è una progressione nel 91 625.000 e via di seguito. Nel 2017 abbiamo nel nostro paese la presenza di 5 milioni di individui stranieri su un 60 milioni di popolazione. Tra questi però vanno distinti, come sempre quando parliamo di immigrati, si distingue tra quelli provenienti dai paesi dell'Europa, e si scopre ad esempio che la comunità che ha il maggior numero di presenze in Italia non sono i tanto timorati africani, sono bensì ad esempio la comunità rumena, che è la più forte di tutte. Adesso non ho le cifre sotto mano, qui se poi uno vuole andarsela a cercare, ma ecco, dice, secondo i dati Istat il 23% erano rumeni, poi seguiva la comunità albanese, il dato è del 2016, poi seguiva la comunità albanese 9,3%, poi quella marocchina, quella cinese, ucraina 4,65%, e quindi anche questo però dà una mappa di qual è la questione dei cosiddetti migranti nel nostro paese. Poi ci sono gli stranieri provenienti fuori dall'Europa divisi in due categorie, quelli che in qualche modo attraverso le varie leggi sanatorie da Martelli eccetera in avanti in qualche modo hanno beneficiato di un'acquisizione di regolarizzazione della loro presenza in Italia, e anche questi sono quantificabili in non più, credo, per quel che ricordo, di 2 milioni di persone. Mentre il grosso problema, quello che fa notizia, quello che sembra pesare su più di tutti sui giornali e che scatena opinioni pubbliche, articoli, editoriali eccetera, dal punto di vista quantitativo è il dato più piccolo: i cosiddetti irregolari, un dato difficile da quantificare, appunto perché irregolari, perché quindi finora abbiamo parlato di dati raccolti da Istat ed enti istituzionali che si basano su quelli registrati e regolari. I dati degli irregolari sono quella pletora di persone che vivono nel nostro paese senza aver riconosciuto una regolarizzazione da parte dello Stato. Più o meno la dinamica lo sapete: si arriva, si fa domanda d'asilo, di profughi come asilo, se questa viene rifiutata uno dovrebbe ritornare al proprio paese. La maggior parte di queste persone tutto pensa meno che tornare al proprio paese, e quindi vanno a finire in quella pletora degli irregolari, che sostanzialmente la cifra è passata dai 300.000 irregolari che più o meno potevano esistere 6-7 anni fa a circa, ma sono stime, a circa 600.000 di oggi irregolari, tenendo conto che questa situazione di irregolarità è sempre esistita in Italia come negli altri paesi, solo che precedentemente ogni tanto avveniva una sanatoria. A seconda di chi era all'opposizione veniva criticata la sanatoria, perché diceva ecco, accettiamo tutto, però la sanatoria in qualche modo regolarizzava gli irregolari. Ora questa situazione è quella più dirompente, quella che più fa discutere eccetera. Si tenga conto che molti di questi irregolari continuano a fare gli irregolari stando in Italia, ma perché il loro progetto non è di fermarsi in Italia. Molti di loro, come voi sapete, Ventimiglia, il Brennero, perché hanno blindato questo. Molti di loro aspirano ad andare in Francia, aspirano ad andare in Austria, aspirano ad andare in Germania, aspirano ad andare in Inghilterra. Difatti anche lo stretto di Calais è strettamente sorvegliato. Queste sono, lo sapete tutti, non è una novità. Quindi i confini, non solo a protezione dell'Europa, ma secondariamente anche i confini per proteggere gli stati europei dagli irregolari. Questo è quello, è lo stato attuale dei numeri e della situazione nel nostro paese. Che cosa si dovrebbe fare, cosa si potrebbe fare, come ci si muove, eccetera.
Una cosa è quello che stanno facendo, che è la tendenza in pratica dell'Unione Europea e degli Stati europei di frenare questa migrazione di massa con leggi, con interventi pesantissimi, con la il rafforzamento delle frontiere in Europa tra i paesi europei e anche il tentativo di contenere gli immigrati in Africa stessa, come sta avvenendo con la Libia, come sta avvenendo in Turchia, dove ci sono a quanto pare almeno 2 milioni di siriani bloccati in Turchia, dopo che 1 milione è stato fatto passare 2 o 3 anni fa, in cui la Germania se ne prese 700.000. Le cose che si potrebbero fare sarebbero quelle di promuovere, chiedere che vengano di nuovo almeno riaperti dei canali per permettere una immigrazione regolare e controllata, a partire dall'apertura delle ambasciate e altre forme di questo tipo. Evidentemente tutto questo poi si inserisce in quello che è l'impatto sui paesi dove questa immigrazione viene accolta. L'impatto dipende molto dalla percezione che le persone hanno degli immigrati, e in questo i mezzi di stampa e di comunicazione di massa hanno un loro peso evidente, svolgono un compito educativo, in questo caso negativo, potrebbero svolgerne uno più positivo e migliorativo. E all'interno di tutto questo però, ricordate che prima vi ho dato la cifra di quanto viene speso dall'Unione Europea per mantenere il controllo delle frontiere, ma in questa cifra di 12 miliardi c'è una fetta cospicua di miliardi che va anche a vantaggio di chi poi sul territorio gestisce questo fenomeno, Cioè è anche un'impresa poi gestire in questo modo l'immigrazione attraverso i centri cosiddetti di accoglienza, i CEI, eccetera. Ci sono forti elementi speculativi su questo, così come anche per l'Europa. Il fatto che molte siano le donne che emigrano, bene, bel niente, molte donne emigrano e finiscono tra le irregolari e finiscono col fare praticare la prostituzione, anzi molte emigrano già contrattate con il contratto in qualche modo fatto o ingannate su questo punto, così come molti degli irregolari evidentemente sono quelli più vulnerabili e sono quelli più vicini a quella che diventa la devianza dello spaccio della droga, del furto, eccetera, perché è su quello che le mafie arruolano e gli spacciatori arruolano, eccetera. C'è l'altra questione che riguarda anche l'Italia, come riguarda tutti i paesi, in particolare i paesi del nord, perché nell'Europa i paesi del nord dal punto di vista del razzismo non sono più civili di noi e non sono più avanti di noi, ci hanno anticipati, attenzione, non so per quale ragione, ma sono molto più avanti di noi, l'intolleranza è precedente alla nostra intolleranza. Il problema è che sarà oggettivistico quello che sto per dire. Il problema è che quando milioni di persone si muovono e incontrano altre milioni di persone, evidentemente si pone un problema di confronto, di integrazione e di confronto. Come questo viene gestito? Se in una situazione decente o se in una situazione di divisione, di miseria, di sfruttamento, per cui gli ultimi arrivati sono i nemici principali dei penultimi, come questo problema viene affrontato fa la differenza. Lasciato a se stesso, così come viene lasciato, fa la differenza, nel senso che chi si trova a prendersi carico in condizioni difficili di vita già sue, lo sapete anche voi, anche il carico di vivere con gli immigrati, questo crea una situazione di conflitto cosiddetto o non cosiddetto razziale, evidentemente ha delle cause strutturali. Non è che io non credo che sia dentro di noi il razzismo, io penso che determinate situazioni, soprattutto se fagocitate e cavalcate in un certo modo, possono anche estrarre dalle nostre viscere il razzismo
che c'è, che, ma non è che uno obbligatoriamente, già a priori, solo perché è un italiano, un bianco, è naturalmente razzista. L'altra dipende dalle risposte che si danno, determinate risposte provocano determinate reazioni. Una di queste è quella della lotta, come vi ho già detto, perché in fondo gli strati più razzisti in Italia sono gli strati più bassi della società, sono gli ultimi, i penultimi che ce l'hanno con gli ultimi arrivati, ma gli strati più bassi della società sono anche quelli che già vivono in una condizione di estrema difficoltà e che vivono l'immigrazione come una difficoltà aggiuntiva. Ma le ricerche sociologiche che vanno a vedere ad esempio la distribuzione degli immigrati nei vari quartieri delle città mettono evidentemente al centro questa cosa qui, la convivenza quotidiana in quartieri dove il degrado provocato dalla povertà, dalla mancanza di lavoro e ogni altra cosa che potete aggiungervi è già presente, è massiccio. La difficoltà sta proprio in questo ed è da lì che il vento, è spiacevole dire, io non sono d'accordo a presentare questi come il ventre, quelli che parlano col ventre rispetto agli altri che invece sono bravi, intelligenti, eccetera, che però spesso questo cosiddetto ventre è quello che vive a contatto diretto, immediato, quotidiano, di tutti i giorni, mentre invece la parte altra vive in senso astratto il problema, nel senso di dire bisognerebbe fare qui, quanti sono, bisognerebbe accogliere, eccetera. Il problema è molto complesso, su questo c'è un arretramento in generale della coscienza, c'è un arretramento in generale della coscienza che può essere recuperato con un recupero di coscienza, con un lavoro pedagogico, educativo, di denuncia, eccetera, ma che va, la coscienza, è difficile cambiare la coscienza delle persone se non cambi le condizioni che determinano una cattiva coscienza o una coscienza di un certo tipo, perché in qualche modo la coscienza è l'espressione non diretta, pilotata da opinioni pubbliche, eccetera, ma è comunque l'espressione di una condizione di esistenza. O tu incidi su quello e allora cambia anche la mentalità, oppure trovano spazio a quelle forze che proprio conoscendo il problema lo cavalcano in termini di divisione e di xenofobia e di razzismo, cavalcando questo un problema che è a ragioni oggettive e specifiche. Questo.